Quindi per noi è assolutamente importante e questa mostra si inserisce in una programmazione ampia di dialogo proprio con le culture e siamo felici che il pubblico che arriva qua al museo per le grandi mostre, per visitare la collezione, conosca attraverso questo spazio che è dedicato a Khaled al-Assad le culture ospiti a Milano. Vicino a me c'è la dottoressa Paola Popoiu, direttrice generale del Museo Nazionale del Villaggio Dimitrie Gusti di Bucarest. Ho pensato insieme al museo che siamo fortunati ad avere la mostra a Venezia e perché no portarla anche a altre città italiane. E così vicino alla festa del Marzisciore, che è sempre il primo marzo, abbiamo portato questa mostra dedicata alla donna al MUDEC, al Museo delle Culture. Mi auguro che la mostra possa contribuire alla totalità dell'essere donna, al ruolo della femminilità quale sinonimo di bellezza. Questa mostra è stata promossa dal nostro istituto in collaborazione con il Museo Nazionale del Villaggio Dimitrie Gusti di Bucarest, con il Centro Culturale Italo-Romeno di Milano e con il sostegno istituzionale del Consolato Generale della Romania a Milano. La prima tappa di questa mostra itinerante a Venezia ha portato nella cornice del Carnevale di Venezia i valori della civiltà tradizionale romena attraverso gli abiti tradizionali che ovviamente portano un messaggio di bellezza, di tradizione e di vivacità culturale del mondo contadino romeno. Sono aperte tutte le tecniche, nel senso che questo Marzisciore era fatto in casa e la gente utilizzava pure i materiali di casa. Che cosa significa esattamente realizzare questo amuletto? A cosa serve? È un tipo portafortuna per tutto l'anno. Perché per tutto l'anno? A marzo, perché al primo di marzo inizia l'anno agrario e tutta la nostra tradizione è connessa ai cambiamenti di natura, eppure primo di marzo è il primo giorno dell'anno agrario, che è molto importante per tutti noi, no? E si indossa a tempo di 1-2 settimane, dopodiché fino all'8 marzo, dopodiché si mette a un fiore o se no a un albero. È una tradizione che noi rumeni da Milano lo amiamo molto e lo teniamo molto nel nostro cuore. No, molto carina. Poi anche inserita in questo contesto, una sorpresa, decisamente una sorpresa, ma molto interessante. Orice femeie este regină în casa ei. E abbiamo voluto sottolineare che ogni donna è regina nella sua casa. Ed è sempre all'inizio del marzo che si festeggia la donna, saggezza e vitalità di ogni umano cammino. La mostra è anche un evento culturale per la promozione della donna. È la donna la fonte della creatività di tutto quello che è esposto. Obiettivi fondamentali proprio il dialogo fra tutte le culture presenti a Milano, sia europee che extraeuropee. Io vin din sudul țării, din județul Teleorman, acolo m-am născut, dar de crescut am crescut în București, dar aș putea să spun că vin din sudul țării, dintr-o zonă în care costumul popular s-a păstrat mai puțin, dar atât cât s-a păstrat, este un costum extrem de frumos.